Buongiorno a tutte ragazze. Stamattina incomincio a mettere a posto il cassetto di documenti. Allora, qua mi sono scritta praticamente le bollette, quanto tempo devo tenerle. Tipo la luce, meglio tenere 10 anni per il canone Rai, il gas 5 anni, acqua 5 anni, telefono 5 anni, altre cose tipo Tase, otare, 10 anni, ecco. Allora, io intanto incomincio con, forse è meglio con la luce, che così non ci confondiamo. La luce sarà già 10 anni qua, perché le bollette sono tutte da 10 anni più o meno qua. Vediamo un attimo dall'ultima. Sì, queste qua le devo tenere praticamente. Allora ragazze, questa è tutta la roba che mi hanno avanzata, infatti si vede anche, perché guardate qua, prima non si chiudeva quel cassetto qua, adesso lo pulisco, faccio tutte le mie cose, le messo una per una, ho riguardato tutto, vedete, così ho anche più spazio, adesso devo finire, devo pulire questo cassetto qua, poi lo rimettiamo a posto. Poi giustamente do anche un po' d'olio qua. Intanto pulisco. Spolvero un po'. Così è tutto pulito. Grazie.
Allora, ragazzi, quelle due cassette lì le ho lasciate così come sono. L'unica cosa è che giustamente ho eliminato tantissime bollette che sono vecchie. Speriamo che non ci servano in futuro, ecco. O al massimo le tengo per ancora un po', che non si sa mai se salta fuori qualcosa. Però non le tengo qua, li porto piuttosto su in solaio, ecco. Che quasi quasi li teniamo, però le tengo così, ecco. Per un'emergenza. Allora, stavo pensando, adesso lì andiamo bene. Allora, adesso ho tutti questi strofinacci qua che erano lì sul mobile, che giustamente a me mi servono tutti perché ci sono le tovaglie, strofinacci, sono tutte le cose che mi servono. Forse alcune andranno anche eliminate perché adesso vediamo. Però non so dove mettere. Allora, stavo pensando di questo comò qua, che ce l'ho qua. Stavo pensando di eliminare alcune cose di quel comò lì. Devo mettere tutte le tovaglie qua. Niente, adesso pian pianino svuotiamo qua anche. Svuotiamo qua e poi vediamo come meglio sistemare. Andiamo. Allora, ragazzi, nel primo cassetto ci sono tutte le cianfrusaglie, praticamente. C'è anche una cosa che avevo fatto io, faccio vedere, che volevo fare un cuscino. Poi alla fine è rimasto qua, poverino. Vabbè. Questo c'avevo. Questa bambola qua in cucina, però non la voglio più. Andando su quell'età, preferisco avere poche cose, poche cianfrusaglie in casa. Pochissime cose, così meno da spolverare, meno di prendersi cura delle cose che non mi servono. Ed è anche per quello che sto facendo tutte queste cose qua, perché così ne ho meno roba da fare, ecco, ragazze. Allora, ragazzi, nel secondo cassetto praticamente qua c'avevo tutto abbigliamento un po' più sportivo. Niente,
Niente, io ho pensato, cioè anche altre cose, qua è tutto un casino. Nel terzo cassetto invece ho alcuni libri praticamente che alla fine sono quei libri che li tengo per il momento, li porto su un solaio. Allora, svuoto anche questo. Allora, abbigliamento sportivo lo metto qui sotto. Queste cose qua le tengo perché questi qua li voglio tenere qua. I libri li voglio tenere, queste cose qua. E questi vanno poi su un solaio. Incomincio a svuotare questo qua e poi tutta la roba che c'è qua passo qua.
alcuni top li uso anche in casa, ogni tanto me li metto, tipo questi qua che sono in cotone. Non mi ricordavo neanche l'esistenza di questa maglietta qua. Vado con i leggings. Thank you.
questi tabici sono un po' difficili. Tengo sempre la saponetta dappertutto io. Anche qua, un'altra. Allora, ricomincio con le tovaglie intanto qua.
Poi ne ho delle altre tovaglie. Questa tovaglia qua, ragazza, guardate che... Io questa qua non l'ho mai usata. La devo lavare. E poi più che altro è rigida. Secondo me così non si trovano più le tovaglie del genere. Però, peccato. Devo lavare questa qua. Allora qua giustamente ho lasciato posto, però perché ho altre tovaglie praticamente. Dopo anche qua ci stanno alcuni strofinacci, ci stanno ancora anche qua, ecco. Qua siamo a posto. Allora, qua l'abbiamo messo abbigliamento da palestra, qua ci abbiamo messo queste cose qua. Adesso stavo pensando cosa metterci qui sopra, perché alcune cose le usiamo sempre, non so, tipo occhiali, carica, batteria, sono quelle cose lì che secondo me ci vuole anche un cassetto per quelle cose lì, anche per le mascherine, ecco, ci vuole anche qualcosa per le mascherine, allora dedico questo cassetto qua per queste cose qua. Qua ci metto le mascherine, ragazzi, che purtroppo io le utilizzo ancora. Allora ragazzi, intanto ho fatto così, intanto ci ho messo occhiali qua con la ricarica, perché Andrea intanto carica qua proprio, qua ci ho messo le medicine, i cerotti, le mascherine, il primo cassetto. Allora, secondo cassetto abbiamo messo le tovaglie, e il terzo cassetto è ancora mezzo vuoto, guardiamo dopo cosa metterci, però qua ci sono i miei vestiti, poi se mai nel futuro questo qua sarà cambiato con qualcos'altro, che se mai dopo ci sta anche dentro l'armadio questa roba qua. Ma questo ne parliamo un po' più avanti. Allora, visto che ho svuotato mobile vecchio, pezzo di mobile, quello che va su un solaio, dentro quel cassetto qua io ci metto tutti i miei libri, li porto adesso tutti su un solaio.
Alcune cose può darsi che le butto via perché ci sono giornali che io non mi servono. Alcuni giornali li butto via. Porto su libri. Niente ragazze, io pensavo, perché io ce l'ho anche questi giornali qua, che ormai anche questi qua non si trovano da nessuna parte. Non so, guardate. Cioè, io non ho posto da metterle queste cose qua. Tanto le cose ormai si trovano anche su internet, ecco. Niente, è un peccato buttarle via. Ho pensato che li porto al parco anche questo. Perché ci sono le signore che fanno l'uncinetto e secondo me gli sarà comodo, ecco. È quel parco vicino a casa mia dove ho un'altra volta ho lasciato i libri che non mi servivano più. E ho lasciato dentro un mobiletto e niente, anche questi li lascio lì. Secondo me è una bella cosa, ecco. Non li butto via, li porto lì, ecco. Eccomi qua. E giustamente queste cose qua le faccio la mattina prima di andare a lavoro, perché al pomeriggio devo andare a lavorare, solo che ho pochissimo tempo, giustamente le cose faccio pian pianino, tanto non ci corre dietro nessuno. E voglio mettere bene a modo tutto organizzato, che così dopo so già dove sta tutta la roba e niente. Spero che il video di oggi vi è piaciuto e direi che ci vediamo domani. Ciao ciao a tutti!